Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo bellissimo panorama con questo libro molto importante. È uno dei volumi dell'Appositio di Padre Pio. Un grande lavoro da parte dei frati cappuccini e di coloro che hanno collaborato per la causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio. Perché oggi con questo libro? Perché oggi 7 settembre facciamo un bel passo indietro, 7 settembre 1910, andiamo un po' a leggere una pagina dell'epistolario che trovate anche nel volume numero 1, l'epistolario di Padre Pio che racconta quello che era accaduto nel 1910, a pochi giorni, poche settimane dalla sua ordinazione sacerdotale, qualcosa di significativo, importantissimo, che spesso noi dimentichiamo nella vita di Padre Pio. Ed è proprio Padre Pio che lo racconta a Padre Benedetto un anno più tardi, l'8 settembre del 1911. Ecco cosa racconta. Ieri sera mi è successo una cosa che io non so né spiegare né comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso, quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte ed acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora, anche sotto i piedi avverto un po' di dolore. E poi racconta, questo fenomeno è quasi da un anno che si va ripetendo, però adesso era da un pezzo che più non si ripeteva. Non si inquieti però se adesso per la prima volta glielo dico, quindi glielo diceva dopo un anno, perché mi sono fatto vincere sempre da quella maledetta vergogna. Anche adesso, se sapesse quanta violenza ho dovuto farmi per dirglielo, molte cose avrei da dirle, ma mi viene meno la parola. Solo le dico che i battiti del cuore, allorché mi trovo davanti a Gesù sacramentato, sono molto forti. Sembrami alle volte che voglia proprio uscirsene dal petto. Che cos'era successo? Padre Pio ricevette le stimmate a Pietrelcina, a Piana Romana, sotto l'Olmo, dove lui spesso, quando era lì, lo sappiamo bene, dal 1909 questa strana malattia lo costringeva a stare a casa, sotto quell'olmo lui meditava, pregava, ma accadeva anche qualcos'altro, non solo visioni celesti, ma anche lotte e colluttazioni contro il demonio. I suoi familiari lo sapevano che lì c'era qualcosa di particolare e allora gli costruirono una piccola capanna e lui racconta nelle sue memorie che quella capanna era quasi diventata una sua piccola chiesa. E proprio lì, sotto quest'olmo, lui ricevette i doni del Signore, che poi chiese allo stesso Signore, ecco questa maledetta vergogna, che glieli togliesse, ma lasciasse il dolore, la sofferenza. Allora, ecco, quando parliamo di stimmate invisibili e stimmate visibili, eccole, arrivarono proprio a Pietrelcina il 7 settembre all'incirca del 1910. Lui parlerà dopo che si trattava di vere e proprie trafitture nella mano e poi chiese al Signore di togliere questa vergogna che lui aveva. Così fu esaudito, ma quando giunse qui nel 1918, il 20 settembre, quel dono, quel sigillo divenne per sempre visibile fino al giorno della sua morte.